Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, oltre 5.000 studenti in tutto il mondo, di cui 2.500 italiani, sono stati ambasciatori ONU per qualche giorno nel Palazzo delle Nazioni di New York. E l'IMUN, ce ne parla Cristina Bonvino. A marzo 5.000 studenti provenienti da tutto il mondo hanno vestito i panni degli ambasciatori ONU proprio all'interno del Palazzo di Vetro a New York. GC Moon è la simulazione internazionale delle sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ogni partecipante rappresenta un paese differente con l'obbligo di rispettarne fedelmente valori e interessi. Io rappresento il Madagascar nella commissione IAEA, International Atomic Energy Association. Io rappresento lo Zimbabwe, Repubblica Centroafricana, Repubblica Dominicana, l'Egitto, l'Ucraina, la Colombia, Lesotho. L'obiettivo è di negoziare e ottenere l'approvazione di risoluzioni che favoriscono il paese assegnato, tenendo conto anche dell'interesse collettivo. E stiamo trattando il topic del traffico di umani. Stiamo trattando il tema del mantenimento della pace sulla scia del cambiamento climatico. Il traffico illecito di animali rari e un mancato utilizzo del settore finanziario. Si ascoltano ospiti diversi, esponenti della cultura, del lavoro, ma anche un cuoco con 3 stelle e una star della musica italiana, Achille Lauro. Chiedetevi chi siete. Come vi immaginate tra 10 anni? E ciò che si impara in questa emozionante esperienza, senza dubbio, arricchisce il bagaglio da portarsi nel futuro. Sapersi esprimere con gli altri è la base per potersi capire e quindi lavorare in gruppo. Abbiamo anche affrontato le nostre paure di parlare in pubblico. Trovarsi davanti a una grandissima platea e dover anche rappresentare un paese, quindi doversi atteggiare in un certo modo, rispettare certe regole, mi ha davvero aiutato a crescere come persona.